Buongiorno, in apertura il dramma delle morti sul lavoro. Sono stati due giorni neri per la nostra regione, quelli del 26 e del 27 luglio. Ieri a Bisignano, nel Cosentino, un operaio di 48 anni è deceduto cadendo da un'impalcatura. Indagano i carabinieri oggi pomeriggio i funerali. A San Pietro in Guarano, mercoledì, stessa tragica sorte per un operaio di 49 anni precipitato nel vuoto da un balcone senza ringhiere al secondo piano di un palazzo in costruzione. Ieri i funerali nella piccola comunità di Strongoli nel Crotonese, ma non sono purtroppo gli unici casi. Le morti sul lavoro, un bollettino di guerra secondo i sindacati, mentre l'INAIL rileva un calo seppur lieve delle denunce di infortuni sul lavoro con esito mortale, 450 in tutta Italia nei primi sei mesi di quest'anno, in Calabria 6 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. E della piaga delle morti bianche parliamo con Pasquale Costa della Filca CISL Calabria, il sindacato dei lavoratori del settore dell'edilizia, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Costabile. Salve, buongiorno a voi. Quindi gli ultimi casi, quelli che abbiamo visto del Cosentino, del Crotonese, riaccendono i riflettori su questa vera e propria piaga che si consuma sul lavoro, nei cantieri. I sindacati chiedono più sicurezza e più controlli. Sì, assolutamente. Gli ultimi dati degli ultimi giorni, ma non solo, direi anche delle ultime settimane, sono un vero bollettino di guerra per quanto riguarda la nostra regione, non solo nel settore dell'edilizia, ma un po' in tutti i settori. E gli ultimi due casi, quelli di ieri e di avantieri, insomma, evidenziano che bisogna mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza. Infatti noi come organizzazioni sindacali non facciamo altro che ripetere alle controparti di garantire il massimo della sicurezza. Bisogna capire che la sicurezza non è un costo, ma deve essere come un investimento da parte loro. Noi abbiamo anche istituito da due anni a questa parte delle figure che sono da supporto alle aziende, i famosi RLST, che sono i responsabili dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza sul territorio, che sono da supporto alle aziende per capire che c'è possibilità di fare un piano sicurezza che non deve essere da contrasto, ma deve essere da tutela e da garanzia, non solo per le aziende, ma anche per i lavoratori stessi. E allora, Costabile, resti ancora con noi perché abbiamo fatto un breve viaggio nei cantieri. La nostra inviata Emanuela Gemelli è stata nel Catanzarese. Vediamo cosa ha trovato. Buongiorno, le dico sicurezza sul lavoro. Cosa mi risponde? È importantissima la sicurezza sul lavoro, perché ci sono un sacco di disgrazie, specialmente con questo caldo ci sono distrazioni. Quindi la sicurezza è importante sul lavoro. E invece accade che il lavoro uccida. È successo ieri a Bisignano, nel Cosentino, un volo da 9 metri di altezza ha costato la vita ad un operaio di 48 anni. Tre giorni prima a Corigliano, Rossano, l'incidente gravissimo ad un 61enne. Il 18 luglio ha soverato un operaio, è rimasto folgorato e vivo per miracolo. Eppure di sicurezza non ha voglia di parlarne nessuno e chi accetta lo fa a fatica. E infatti questo gli sto dicendo, che il titolare non c'è, quando c'è il titolare potete parlare con loro, ok? Va bene. Okay. Ma visto che lei lavora proprio qui... Non posso dare risposta perché io sono un semplice operaio dentro, quindi noi siamo tutti a regola, abbiamo avuto anche l'ispezione, quindi non ci sono problemi. Quindi voi siete in regola? Come state registrando? Mi dice che siete in regola. Sì, siamo tutti in regola noi, tutto a posto. Possiamo chiederle qualcosa sulla sicurezza nel cantiere? No, non mi prendete, per favore. No, devo uscire da andare dentro la prigione. Ma lavora qui? Sì. Preventivi al ribasso e allora si taglia su materiali, contratti, sicurezza. Non è una regola che vale per tutti. Sulla sicurezza quanto si investe? Tanto, noi, come impresa noi tanto, perché noi ci teniamo con le persone e vogliamo essere sicuri la mattina che ci andiamo e andiamo a lavorare e ritornare come si deve a casa dalla nostra famiglia e i nostri figli. Ma quelli che invece non sono in regola, perché lo fanno? Quelli sono già i titolari, quelli che vogliono incassare senza pagare delle tasse.
E allora, Costabile, lo abbiamo appena visto, c'è molta reticenza anche tra gli addetti ai lavori. Cosa si può fare quindi? È anche un problema di approccio culturale? Assolutamente. Intanto noi stiamo insistendo perché la cultura della sicurezza parte già dalle scuole, perché come si è visto dal servizio, insomma, c'è molta resistenza da questo punto di vista. Gli strumenti ci sono, noi abbiamo come settore gli enti bilaterali di settore, appunto, che sono previsti dal contratto, dove le aziende si possono rivolgere affinché mettano in condizione i lavoratori di formarsi da un punto di vista della sicurezza e delle mansioni che vanno a svolgere. L'importante è capire che la sicurezza è un fatto primario e non secondario. Il caldo, e aggiungo, delle ultime settimane non sta favorendo questo clima di benessere tra i lavoratori. A proposito, le volevo chiedere, la nostra regione ha fatto anche da apripista in questo settore, perché una delibera della regione vieta il lavoro nelle ore più calde della giornata, l'ha fatto prima in agricoltura, adesso anche nei cantieri. Esatto, la giunta regionale qualche giorno fa, tramite il Presidente, ha emanato appunto questo tipo di soluzione momentanea per delle fasi lavorative in alcune aree calde della giornata, ma questa è una discussione che noi abbiamo portato e che stiamo discutendo già a livello nazionale con il Governo centrale insieme agli enti preposti che sono l'INPS e l'INAIL. Per questo periodo bisogna avere cautela, fare riposare gli operai durante le fasi lavorative, quelle più, diciamo, esposte al sole con le temperature alte, e dove è possibile rimodulare l'orario di lavoro magari nelle ore serali. Perfetto, allora la sicurezza fondamentale, consigli sulla sicurezza fondamentali sul posto di lavoro. Ringraziamo Costabile per essere stato con noi. Grazie ancora. Grazie a voi.